Avellino ha cambiato allenatore e questo è sempre per certi versi un fatto positivo, positivo nel senso che la squadra che deve affrontare una squadra che appunto ha cambiato allenatore non è mai felice. Colgo l'occasione tra l'altro per fare i complimenti a Vucinic perché secondo me ha fatto un lavoro egregio e pur non conoscendolo benissimo, me ne parlano tutti molto bene e per le poche volte che ho avuto il piacere di incontrarlo si percepisce che è un uomo di valore, poi come allenatore non si discute, insomma, è un allenatore esperto che ha fatto bene più o meno ovunque nel mondo. Quindi hanno dato la squadra in mano al vice Mafezzoli, che quindi ha il vantaggio anche di conoscere il sistema o comunque di sapere le cose che vanno bene o le cose che magari cercherà di cambiare, però indipendentemente da questo fatto qua è più importante per noi pensare a quello che è la nostra crescita e quindi hai fatto bene a farmi la seconda domanda che è esattamente a quella a cui rispondo volentieri per concludere la mia risposta, che è proprio questa. Noi dobbiamo, proprio per questi impegni ripetuti, importanti, dobbiamo avere la capacità di associare le due cose, cioè allenarsi e alleggerire un po' la testa. Lo so che un po' mi dà fastidio che sia uscita questa storia della carta di credito, ma non perché penso di aver fatto la cosa sbagliata. Sono convinto di aver fatto la cosa giusta, la rifarei e la rifarò. Dicendo ai miei giocatori che quando devono divertirsi, di divertirsi. Quando possono farlo, devono farlo. E dopo la partita di Milano, secondo me, pur avendo poi tra l'altro un volo molto presto la mattina, una sveglia all'alba, i giocatori non dormono, i giocatori non si addormentano per un discorso di adrenalina e quindi piuttosto che vederli girovagare per la camera, per l'albergo, o rigirarsi nel letto, ho preferito che uscissero a divertirsi. In più ho 12 giocatori responsabili, un grande capitano come Jack De Vecchi di cui posso fidarmi ciecamente. Dai, adesso posso dirlo. Adesso posso dirlo. Gli ho dato il PIN sbagliato, ma non apposta, ve lo giuro. Gli ho dato il PIN sbagliato, il mio PIN è tipo, non so, adesso non posso dirvelo perché se perdo la carta di credito poi sono fottuto, però è tipo, non so, 12001 e invece gli ho dato 00112 per capirci. E infatti all'1:15 Spissu mi ha chiamato tutto incazzato, ma stavo dormendo e non gli ho risposto. Poi tra l'altro mi era venuto il dubbio la sera che ero a vedere la partita di Cantù con Sardara. Ho detto aspetta, adesso glielo giro perché non vorrei averglielo dato sbagliato. Però chiaramente hanno tenuto, e giustamente hanno tenuto il conto di quello che hanno speso e pagherò cash. Pagherò cash. Sì, li ho rimborsati.